pomeriggio da Danilo Sorrentino e benvenuti allo stadio Marcello Torrimpagani per quella che è la giornata numero 21 del campionato di Serie C. È l'ultimo turno di questo 2017 che si chiuderà qui al Marcello Torre, almeno per quanto riguarda Paganese e Palo. Qui intanto Tutino prova a sfilar via a Piana, si appoggia a Calamai, si invola sul sinistro, poi il colpo di testa di Meroni e sul secondo palo c'è il gol da parte di Mirko Bruccini. In vantaggio il Cosenza dopo 9 minuti, l'1-0 della squadra rosso-blu con questo pallone. Sbatte nuovamente su Bruccini, è la terza volta in poco più di un minuto. Qui ancora Tascone, azione personale, Tascone dalla distanza, poi manca il tiro. Palla che si alza di pochissimo sopra la traversa, ci ha provato. Ancora Tascone, sua l'occasione poco fa per l'1-1. Tascone ci riprova sempre col destro, stavolta il pallone è indirizzato verso lo specchio. Ma no. Non sale Picone in sovrapposizione, Pensaia, ancora Picone. Tenta l'iniziativa personale, poi il tiro cross direttamente fra le braccia di Saracco. Ora arriva anche Maiorano, viene servito Calamai. Pasqualoni, Palmiero. È buona la giocata da parte del Cosenza con il pallone dentro per Bruccini ancora. Campo per Tommaso Dorazio che ora va alla battuta. Mendicino, l'appoggio all'indietro. Palmiero controlla male. Cesaretti si muove verso l'area di rigore. Cesaretti va anche col destro, ha cercato il colpo di biliardo. Cristian Cesaretti che non se l'è sentita di calciare corto dell'area di rigore. Un giocatore del Cosenza ci è arrivato praticamente cadendo. Mentre qui no, l'azione non è finita. Mendicino dentro per Tutino e Galli. Gran linea di pressing che si è alzata male da parte del Cosenza che deve rinvenire. Della Corte, Tascone ancora dalla distanza, vorrebbe provarci, lo fa stavolta la conclusione. Poi col sinistro l'ex difensore del Melfi. Picone si fa prendere il tempo da Tutino che scavalca Galli e la manda sul fondo a porta vuota, occasionissima per Gennaro Tutino al 40esimo minuto. Ma ancora un numero 25, ancora Calamai, sempre per Tutino in posizione regolare. Poi Dorazio il sinistro e sul secondo palo stava arrivando come una furia, ma difficilmente dall'andra in porta, vediamo. Invece ci va Saracco, si accartoccia su se stesso, lungo verso Calamai, buono il controllo, ha avuto un avversario, poi aspetta l'arrivo di Dorazio che prepara il cross sul primo palo, l'uscita coraggiosa coi pugni da parte di Galli. Cesaretti manda a vuoto Pasqualoni, ancora Cesaretti resiste al pressing, è salito Scarpa, dall'altro lato c'è Gambasi, arriva Cesaretti sul primo palo, la palla smorzata da Dermacu termina tra le braccia di Umberto, l'asse 97. Qui intanto il calcio d'angolo, il cross di Bruccini sul secondo palo, Dermacu due su di lui all'indietro, poi in area di rigore è liberissimo, è tutto solo Tommaso Dorazio che fa 2-0 in area di rigore, lasciato colpevolmente solo dai suoi. Al 22esimo minuto raddoppia il Cosenza, 2-0 il gol di Dorazio. Lo gestisce bene il giocatore francese, poi dentro la palla per Scarpa, si lamenta per una trattenuta mentre ci sono 4 minuti di recupero. Chiede palla a Bensaia, Tascone prova a servire lungo Scarpa che tenta il pallonetto, gli riesce, annullato tutto dalla segnalazione. Un surplus di recupero proprio per il cambio, anche per l'interruzione poco fa. Attacca comunque Gamba, ma è finita, titoli di coda al Marcello Torre, il Cosenza vince 2-0, salgono a 4 le vittorie consecutive della squadra di Piero Braglia e crisi nera ancora una volta per la Paganese, doppia sconfitta.